Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catabiotico. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. In questa puntata parleremo di consigli e suggerimenti pratici per gestire al meglio il vostro account su YouTube. Le copertine per YouTube devono essere in 640x480 con un peso non superiore ai 2 mega. Fate podcast intorno ai 15 minuti di tempo. Se sforate andando oltre i 15 minuti, ricordatevi di mettere sempre il minutaggio in modo da poter permettere agli utenti nella descrizione del file di poter saltare di argomento in argomento nel relativo podcast. Come si inserisce il minutaggio nella descrizione? Parentesi quadra. Poi inserite minuti, quindi in cifra, due punti e secondi. Poi date gli spazi e chiudete la parentesi quadra. Quindi accanto mettete la descrizione di che cosa intendete iniziare a parlare da quel periodo temporale. Secondo me è meglio non imbrattare i video con call to action cliccabili. Ma al contrario è meglio chiedere le call to action nella descrizione del file di YouTube, come richiedere la iscrizione al proprio canale oppure chiedere un like. Ma io il video lo lascerei completamente vuoto, senza spazzatura di pubblicità cliccante. Fate delle playlist e poi utilizzate i redirect gratuiti di Freenom per mandare in giro o linkare le vostre playlist. Per mettere sul vostro blog un pulsante di iscrizione automatica al vostro canale di YouTube, utilizzate il link indicato, sostituendo ovviamente la parte relativa al nome del vostro canale con la parte relativa proprio al nome del vostro canale, ossia come si chiama. Per schedulare i vostri video su YouTube, una volta che l'avete caricati, dovete prima di premere il pulsante di pubblicare, pigiare il pippolo Private. Dopodiché selezionate il comando Schedule as Public, quindi settate la data e il tempo in riferimento alla time zone in cui volete che il video venga poi pubblicato. Selezionate quindi il pulsante Done e avete terminato di schedulare il vostro video. La SEO dei poveri, ossia installate TubeBuddy e osservate così le parole chiave che vengono usate dai vostri competitor nei video. Sfruttate eventualmente queste parole chiave e verificate su Google e YouTube queste parole chiave, inserendole nella ricerca che correlate Google e YouTube vi propone. Prendetene nota e utilizzate le relative correlate per moltiplicare le eventuali parole chiave. Per vedere poi se le parole chiave usate dai vostri competitor quanto le relative correlate abbiano un vero trend o comunque traffico, ispezionatele su Answer the Public, Google Trend, in modo da vedere quanto queste parole e relative correlate possono trasformarsi in traffico. Ovviamente, nel fare tutto questo tipo di processo, dovete andare a selezionare argomenti che siano intersecati con la vostra linea editoriale, altrimenti andate a finire off topic. Io spero che questa veloce chiacchierata vi sia tornata molto preziosa ed utile. Un saluto, ciao.